Tra i giovani in gara quest'anno, due gocce d'acqua, non si può dire altrimenti, che arrivano dalla Romagna e sono qui per raccontarsi. Luca e Matteo dell'AI, benvenuti. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie mille dell'invito. Allora, partiamo da chi è, scusate, chi è Luca e chi è Matteo? Dillo. Allora, io sono Luca. No, ma sì, vabbè, perché un po'. No, no, dai, ti stiamo prendendo un po' in giro, dai. La verità è che lui è Luca e io sono Matteo. Esatto, sì. Ok, ho letto che c'è un metodo, una cicatrice che vi dovrebbe differenziare, che però. Lo sanno tutti ormai. Okay. Non ho ancora ancora la lettera da Hogwarts, però non mi è arrivata, non so perché. Allora, ragazzi, il titolo, la canzone parla di Luca. Io sono Luca, ovviamente, al di là dell'utilizzo, del fatto, della metafora, la prossima dovrà contenere per forza di cose Matteo, giusto? Per par condicio. Non lo so, ci ragioniamo un attimo. Per ora non c'è una per canzone ora non che c'è, tiene no. il nome Matteo. Perché in realtà, cioè, la canzone, stranamente, l'ho scritta io che sono Matteo, però l'abbiamo intitolata Io sono Luca. Quindi diciamo che ne dovrebbe scrivere una Luca e chiamarla Io sono Matteo. Quindi insomma un po' complesso. Adesso ci provo. Sì. Magari non io sono Matteo, però Matteo, so, guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, pertanto per darvi uno spunto. Bello. L'ho già sentito da qualche parte questa cosa. Sì, sì. No, non mi suona nuova. Ci sono un sacco di canzoni con il nome Luca, tra l'altro moltissime che hanno partecipato anche a Sanremo. E il povero Matteo, bisogna mettere la quota Matteo nella musica italiana, ragazzi, aspettavamo voi. Non so se hai visto, ieri a Sanremo a Luca l'abbiamo messo dietro. Cioè, io ero davanti, Luca si nascondeva dietro di me, quindi era per quello, perché dovevo stare davanti. Cioè, già la canzone si chiamava Io sono Luca, non è che poteva essere sempre davanti, giusto. Raccontiamo un po' di come è nata, perché ho letto che è nata durante la pandemia. Voi vivete, se non erro, in città diverse per questioni di studi, giusto? Io ormai da diversi mesi abitiamo nella stessa città, stessa casa, per insomma, Sanremo, le selezioni di Sanremo, insomma, viare a Sanremo, scusami. Quindi ormai abitiamo da tempo, ormai nella stessa casa, ormai da mesi. E sì, comunque fino a, diciamo, primo di ottobre abitavamo in due case diverse. E anche quando è nato questa idea del duo, ovvero all'inizio della pandemia, possiamo dire, abitavamo in due case diverse, in due città, no? Diverse. Sì, tu a Ferrara e io a Roma. E diciamo la pandemia che un po' ci ha riunito. Abbiamo pubblicato il nostro primo singolo e poi è nata subito, anzi era nata già, ma abbiamo cominciato a lavorare su Io sono Luca e ci siamo catapultati a Sanremo, ecco. Cioè, è una storia particolare perché si sente anche tra i giovanissimi spesso di chi magari vuole fare il musicista da sempre, scrive un sacco di canzoni, ci prova un sacco di volte. Da come la state raccontando sembra l'occasione, la pandemia ci ha unito, abbiamo scritto una canzone e siamo arrivati a Saremo Giovani, tipo primo tentativo. Non vogliamo dire che la pandemia è la più grande, no, però allora se la vogliamo riassumere in pochissimo, puoi anche riassumerla così, però partiamo da più lontano, cioè partiamo da un percorso personale. Io e mio fratello, che ovviamente era più lungo, abbiamo scritto per anni da soli in maniera indipendente, e poi diciamo che all'inizio della pandemia abbiamo sentito questa necessità di ritrovarci in un progetto, e allora lì siamo partiti con questo progetto insieme. Però diciamo che i nostri studi, le nostre attenzioni alla musica non sono partite un anno fa, sono partite molto prima. Molto tempo impiegato a scrivere musica, molto tempo. Abbiamo lavorato molto anche per la musica, anche se in realtà anche quando non ci dava niente noi continuavamo a lavorare sperando di arrivare qua
dove siamo stati ieri. A proposito, di qui si parte, perché tanto saremo giovani, è questo, è un trampolino, farsi conoscere, è un sperimentare anche un palco incredibilmente importante. Cosa vedete oltre a questo momento, cioè di qui in avanti? Ma guarda, vediamo chiarissimo, perché abbiamo firmato un contratto ormai da diverso tempo, abbiamo fatto giusto, finito da pochi minuti un incontro proprio con l'Universal, sì, per sentire i nuovi singoli, quindi insomma stiamo lavorando, usciranno dei singoli, pensiamo in estate, in autunno, ma potrebbero anche cambiare i piani, quindi non diamo niente per definitivo o per comunque certo, ma sicuramente qualcosa uscirà e uscirà presto. E poi dopo ovviamente sarà ora di pensare a un CD, poi dopo usciranno di nuovi singoli, insomma è una ruota che continua a girare, che però ha appena iniziato a rotolare, diciamo, questa ruota. Molto bene ragazzi, prima di salutarvi intanto vi ringrazio, vi volevo chiedere come ve la cavate col dialetto romagnolo? Oh, benissimo. Ok. Benissimo. Siete parte della quota romagnola presente a Sanremo, cappeggiata dall'ospite, non c'è neanche bisogno di dirlo, da Solarolo con furore, Laura Pausini, ci sono gli extra liscio ovviamente che portano, e poi nei giovani ci siete voi ragazzi, quindi anche stasera che è cattolichino come noi, sì, quindi dalla stessa città, quindi secondo me un saluto, una frase, un pensiero a seconda della dimestichezza che avete. Il romagnolo? Sì. Allora, cos'è che si potrebbe dire? Volete fare il saluto agli amici di Radio Bruno in romagnolo? Com'è che si dice? Amici di Radio Bruno, a saluto. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,